qui. Che gelo! Se speri che ti aumentino la paga. Sei caduta dal letto? Ho la sveglia, ti funziona male. Mi sono alzata prima e allora... Beata te che hai voglia anche di alzarti prima. No, Marta, aiutami, il grembiule. Ma perché non ti porti dietro la cameriera, eh? No, io ero nata per averne due di cameriere. E non ti sei ancora trovata uno straccione di milionario? Scusami. Figurati. Come? La coppia infallibile? Oh, meno male, sbagliate anche voi qualche volta. Piantatela. Roberta? Dimmi. Lo sai che stamattina hai una strana faccia? Quella di chi ha vinto la lotteria $1,000,000. È vero o no, Ruth? Perché non ti picci per gli affari tuoi? Oh, io i miei affari non li racconto a nessuno. Lo sappiamo, lo sappiamo. Non che ne abbia tanti. Comunque non è il tipo da sognare ad occhi aperti, come Roberta. A che serve? Solo a chiamare guai. Il reparto è al completo, signor Presidente. La settimana scorsa abbiamo migliorato del 6% il ritmo di lavorazione e speriamo di ottenere ancora di più. Arrivando al 10% si potrebbe aumentare la velocità dei nostri trasportatori. Questa è una proposta intelligente. Hai sentito, Gilbert? Ho sentito. Molto bene, ragazzo. Torna pure al tuo posto. Grazie, signor Presidente. Non meno male se ti ricordi che sono anche tuo figlio. Sì, zio Sam. Buon lavoro, Clyde. Grazie del suggerimento. Se l'è cavata sempre bene, mi avete detto. Certo. E ok sotto ogni punto di vista. Del resto vi ho già detto. Ah, sì, sì. Sono quasi 6 mesi che qui. Non si era parlato di dargli qualche cosa di meglio da fare, se caso l'avesse meritato. Non vedo proprio che cosa potremmo fargli fare di meglio. Perché non vuoi vederlo. John, non avevate bisogno di un aiuto nel vostro ma veramente? Sì o no? Clyde è troppo giovane per trattare con il personale, non ha nessuna pratica d'ufficio. E tu sei vecchio, sei il direttore generale. Quanto alla pratica, Clyde ce la farà. John, come ti ho detto. Certo, certo. Clyde? Papà, c'era proprio bisogno di dirglielo adesso. Quest'altro sabato ci sarà un po' di gente in casa nostra per una festa vera. E così e io festeggiamo le nozze d'argento. Ti aspetto. Grazie, zio Sam. Papà. Grazie, Gilbert. Vorrei ricordare a Clyde che saremo tutti in abito la sera. Tu mandalo dal tuo sarto, è ora che questo ragazzo ti faccia uno smocchio. John, dategli una gratifica di 150. Con piacere. Zio Sam. Il resto me lo dirai a casa. Ciao. La nuova paga, stabilitela voi. Gilbert sarebbe un po' troppo più. Marta, tu hai sentito che cosa gli ha detto il presidente? No, ma ho visto la faccia di Gilbert. Signor Clyde, scommetto che non ci resterete ancora molto qui con noi. A noi dispiacerà, ma auguri. Auguri, auguri. Grazie. Se succederà, dispiacerà anche a me. Thank you.
se non c'è nessuno? Ti avrei telefonato prima, ma la signora Gilpin ha deciso di andare al cinema all'ultimo momento. Non te lo tagli? Oh, Clyde. Ti ricordi che stasera devo andare... Sì, sì. Come ti sta bene, Clyde? Sembri uno di loro. È un'occasione che non posso lasciarmi sfuggire. Ma certo, è più che giusto. Ma non ti fermi neppure un momento. Se potessi non andarci. Quanto tempo puoi fermarti? Una decina di minuti. Ne avevi proprio bisogno. Di che? Apri quel pacchetto. Roberta. Non è un granché, ma il cinturino è bello però. Guarda, va proprio d'accordo col tuo smoking. Ecco no. Qua. Ecco qua. Grazie, tesoro. Ma non credere di mortificarlo. Ho pensato anch'io a te, eh? Wigan è stato molto generoso. Mi ha fissato una buona paga. E per chi dovevo spendere i primi soldi, se non per me. Ecco. Ti piace? Oh, Clyde, non dovevi farlo. Certo che dovevamo. Non ci vogliamo bene. C'è anche un bigliettino dietro lo specchietto. Me lo leggerò dopo. Da sola. Oh, scusami, Clara. Perché? Ti vedevo già in mezzo a quella gente, tutta elegante. E per questo dovrei non pensare a te. Chissà quante belle ragazze incontrerai. Molto più attraenti di me. No. Soltanto... più ricche di te. Forse hai ragione. Non devo aver paura di loro. Se tu sei gelosa, non mi dispiace mica. Almeno prima, quando lavoravamo insieme, stavamo 8 ore al giorno vicini. Anche se in apparenza di estranei. Mentre qui, adesso, di nascosto... Colpa della signora Gilpin se non ci vediamo più spesso. Non esce mai di casa la sera. Non scherzare, Clyde. Facciamo male, lo so. Molto male. E se il cuore mi batte tanto forte quando ti vedo arrivare, non è soltanto per la felicità. Siamo liberi tutti e due. Ci amiamo, un giorno ci sposeremo. Perché dobbiamo comportarci come due ladri? Perché dobbiamo vergognarci di un amore come il nostro, così onesto, sincero? Perché dobbiamo pensare soltanto al futuro, Roberta, e sacrificarci per il momento, ora che le cose in fabbrica cominciano ad andare veramente bene per me. Certo, mio cugino non mi ha in simpatia, ma lo zio Samuel farà molto di più per me. Lo sento. È guai a contrariarlo. Un giorno tratterò Gilbert e i suoi amici da pari a pari. E quel giorno verrà presto, lo so. E ci sarai tu accanto a me, Roberta, di fronte a tutti. Ma che ti hanno fatto? Ne parli come se tu li odiassi. Io odiarli? Li disprezzo. Li disprezzerai anche quando sarai come loro? Perché dici questo? Niente. Va adesso, va. Stai facendo tardi.
Quando ci ripetiamo? Mercoledì sera credo che la signora Gilpin vada a cena fuori. Ma domani è domenica. Andiamo al cinema? Telefonami domattina appena ti svegli. E scommetto che ti sveglierai molto tardi. Ci penserà lui a sorvegliare. Fagli segnare soltanto delle ore nostre, Clyde. Ti accompagno? No, guarda dalla finestra se non passa nessuno. Il cuginetto è ricomparso. Se fosse dipeso da me. Sai, Gilbert mi ha spiegato. Tuo padre, Pensa che mi ha perfino costretto a mandarlo dal mio sarto per farsi uno smoking nuovo. Anzi, per farsi il primo e ultimo smoking della sua vita. Perché l'ultimo? Di quello che ti pare, a me è antipatico. Sei geloso? Geloso. Hai visto come sta bene con lo smoking? Per me sta bene anche senza lo smoking. Arabella, sì? Ricordati di Clyde per giovedì. Certo, Stuart, l'avevo già segnato. Mastrosio ci ha parlato molto bene di voi, figliolo. Sono sicuro che cercherete di meritare sempre meglio la sua fiducia. Farò di tutto per riuscirci, avvocato Brooker. Bravo. Siediti, Clyde. Sì. Avvocato! Sì, sì. Dunque. E grazie dei fiori, per la seconda volta. Clyde passa la vita a mandare fiori a sua zia. Che nipote invidiabile. Ma se ne hai il giardino pieno. Ma che c'entra? Non capisco proprio cosa c'è tanto da ridere. Che fiori ti ha mandato, Beth? Bellissimi. Per un'occasione simile bisognava farli arrivare dalla riviera. Perché non l'avete fatto, ragazzo mio? Perché non ne arriva i mezzi, signor Fenn. Ben ti sta. E cosa? Non l'hai capita? So che avete conosciuto la nostra sombra. Sì. Stuart e Arabella Stark sono stati molto gentili a invitarmi quella sera. Per Stuart e Arabella è facile decidere. Non hanno l'impaccio dei genitori. Ma Clyde, Sondra l'avevi già incontrata in casa nostra. Non ditemi che non l'avete notata.
Io sono il padre di Sondra. Vattene a ballare, ragazzo mio, non è ancora tempo per te di scaldare le sedie. Questo ballo è mio. Allora balliamo? Certo, Freddy, balliamo. Stuart lo fa apposta a trattarlo come un vecchio amico. Non lo fa certo per un riguardo verso di me. Non lo sottovaluti troppo, questo cuginetto. Sei tu, tesoro, che sottovaluti me. Mi danno un certo brivido, lo ammetto. Anche ieri a Chicago... Di chi parlate? Dei gangster. Ah, scommetto che tu li ammiri, eh? Perché non vai a ballare, Grant? Se Sondra è impegnata, balla con sua madre. È sempre una della famiglia. E se non mi va di ballare? Qui ti annoieresti. Il tuo quoziente intelligenza non è abbastanza elevato. Senti, scusa. Oh, e io non conto niente. Una volta era obbligo fare ballare la padrona di casa. Qui ci vuole l'avvocato Bruca. Avvocato, avvocato, coraggio. Oh, e non ditemi che non avete preparato il discorso. Era un'occasione che mi stava troppo a cuore. Vieni, devo parlarti. Il mio brindisi agli zii. Sono troppo commossi, non si accorgeranno se mancano. Avvocato, allora. 25 anni. Oh. 25 anni insieme, amandosi e stimandosi ogni giorno di più. Con la gioia e l'orgoglio di avere creato una splendida famiglia, di avere edificato attorno ad essa una fortuna. Io vorrei, anzi, dovrei parlare di miracolo, ma noi tutti, giovani e meno giovani, apparteniamo a quel sano ceto sociale che è la vera forza del nostro grande paese. Quello c'è da meravigliare. Niente bugie, eh? Voglio che tu mi dica la verità. Sondra. Coraggio. Non voglio che tu mi prenda in giro. Perché non ti sei fatto più vivo? Veramente? E perché stasera ti sei comportato così? Credevo che anche tu... Sondra, io non sono stato accolto bene nel vostro gruppo. E lo sai. Tutti mi sono ostili. Solo Stuart, Arabella e forse mia cugina Mira. E io non voglio essere un tollerato. E io?
Pensi che anch'io ti sia ostile? Lo pensi? Quella sera da Stuart, quando Gilbert è stato così sgarbato con me, mi hai lasciato andare via senza dirmi una parola. Sei proprio un ragazzo. Ma non capisci che se avessi preso le tue difese, te l'avrei fatti nemici, tutti, per sempre. E io voglio che tu sia uno dei nostri. Perché? Li hai ancora? Che cosa? Quei guanti bianchi. Quelli che portavi la sera in cui ti ho conosciuto. Sì, e Grant fece una corsa per riportarmeli. L'ho odiato. Come se ti portasse via per sempre. È vero, Clyde? È vero, Sondra. È successo. È successo. Sondra! Beh, come ultimo arrivato non ti pare che esageri? Grant! Tu, Grant, hai proprio voglia di sentirti dire sul muso quello che Sondra avrebbe dovuto dirti da parecchio tempo. Sono qui per questo. E tu, Clyde, vieni via con me, perché Sondra non ha bisogno di aiuto. Casomai ne avessi bisogno tu, non contare su di me. Allora? Vuoi un consiglio, Clyde? Squagliati stasera, adesso. Dirò ai tuoi zii che non ti sei sentito bene e non hai voluto disturbarli. E dirò invece a Gilbert che te ne sei andato perché ti ha accolto peggio di un estraneo. Si pentirà e cercherà di rimediare. Dopotutto tuo cugino non è un cattivo ragazzo, solo che muore dalla voglia di sposare Betty. Ecco perché è sempre dalla parte di Grant. Allora, ti dai retta? La rivedrai, Sondra, e spesso. Ma non perché lo desideri tu, ma perché Sondra ottiene sempre quello che vuole. Posso chiederti? Vuoi chiedermi perché ti sono amico? Non lo so. Forse perché non hai ancora imparato a bere. Forse perché credi ancora in tante cose. Forse perché mi diverto a guastare le trame prestabilite. A meno che qualcuno non si serva di me per guastarle. Non lo so. So che... al diavolo, parlo troppo e ho la gola secca. Stuart. Buonanotte, buonanotte. Hai visto Sondra? Anche tu? No, è inutile che tu mi dica questo. Passi con Freddy, che è uno dei nostri, ma anche con questo Clyde. Perché illuderlo? Questa non è civetteria, è cattiveria, è sadismo addirittura. E lascia che te lo dica io, che ti voglio bene da quando avevi i calzini corti e le trecce sulle spalle. E non sei il solo. Sondra... Ma di che ti impicci tu? Di che vi impicciate tutti e due? Io non ho mai illuso nessuno. Odio questo linguaggio da cattivo teatro. Non c'è che un modo di volermi bene. Essermi amico, come Stuart.
e perciò voglio ballare con lui. Sei il solito cretino. Non dobbiamo essere nemici noi due. Perché? Grazie, Stuart. È un po' grossa, senza neanche venirvi a salutare. I ragazzi d'oggi. A nome dei ragazzi d'oggi. No. Io direi che il giovanotto ha imparato molto, invece. Come? A farsi desiderare. E mio cugino? Oh, miracolo in terra! Il ricco riconosce il parente povero. Ti diverti, bambina mia? Qualcosa di più, mamma. Sono felice. Se è per merito tuo, ti regalo una Duesenberg 12 cilindri. A me non spetta nemmeno una Ford modello T. Oh! Sì. Falli aspettare. Clyde? C'è quel comitato femminile di fabbrica venuto a perorare l'abolizione della clausola contrattuale di licenziamento in caso di matrimonio. Ricevilo tu, eh? Io, signor Wigan? Certo. È ora che tu cominci a cimentare la tua responsabilità in qualche piccolo problema impegnativo, no? Vedete, signor Wigan, io preferirei... Niente obiezioni. Prima o poi dovrai fartela la mano per quando prenderai il mio posto. Voi volete scherzare, signor Wigan? Ah, io sto diventando vecchio. Conosco molto bene tuo zio. Se ti hai messo qui significa che un giorno o l'altro... quella poltrona sarà tua. Tu sei un Griffiths, andrai anche più su. Se non commetterai errori che lui non ti potrà perdonare. Signor Wigan, io vorrei dirvi... Ti lascio alle prese con queste donne. Hai già un'idea della linea che adotterai? Beh, intanto rimandare. Vedo che hai già imparato abbastanza. Ah, intanto dai un'occhiata al contratto collettivo con le trade unions. Certo, signor Wigan. Oh, sì, hai ragione, Ruth, è molto simpatico e gentile. E ci credo che lo rimpiangete al reparto. Il signor Wigan è molto soddisfatto di lui. Avreste dovuto sentire come ne parlava l'altro giorno col presidente. Ah, e ha successo anche fuori dalla fabbrica, I Trumbull, quei ricconi con i cavalli da corsa che hanno una figlia unica molto amica di Mira Griffith, l'hanno invitata a pranzo già due volte. E Arabella Sarti ieri l'ha telefonato per invitarlo per il weekend, tanto che lui ha dovuto ordinarsi dal sarto del cugino Gilbert un completo da tennis. Scusate. Sì? Sì, subito. Vi riceverà proprio lui. Perché lui e non Wigan? Beh, e non è meglio così. Andiamo, Rooney. Buongiorno, Blas. Buongiorno, Alden. Miss Rooney è impiegata alla contabilità e rappresenta tutti gli altri reparti. Piacere, Miss Rooney. Ma prego, sedete. Siamo in due del vostro vecchio reparto. Non vi dispiace, vero? Dispiacere. Anzi. Confesso che l'abbiamo fatto apposta. Il signor Wigan vi tiene in grande considerazione, perciò abbiamo pensato... Che intenzioni ha la direzione? La richiesta è stata subito inoltrata ed è allo studio. Il signor Wigan e io l'appoggeremo nel miglior modo possibile, naturalmente.
Ma essa dovrà essere sottoposta all'esame del consiglio di amministrazione che... Ah, sì. Che vi avevo detto? Signor Clyde, questo tono lo conosciamo. Non è quello di uno che lavora come noi. Cercate di capirmi, Rose. Che cosa potrei fare di più? Potreste battervi, signor Clyde. Sapete che cosa significa battersi quando si lotta per la parte giusta? Forse il signor Clyde lo sa, ma non ne ha nessuna voglia. Allora, non sapete dirci altro? Ma vi sembra logico che non si debba rinunciare a crearci una famiglia per non perdere quei 4 soldi che ci dà la Griffith per non crepare di fame? Ma questo non succede solo da noi. Tutte le aziende... Ma perché non comincia la Griffith a cambiare? Una deve essere la prima. Sì, ma il contratto collettivo di lavoro... Andiamocene, Vlasov. Un momento, Rooney. Signor Clyde, voi siete giovani. Ambizioso. Pensate che cosa significherebbe una vittoria del genere ottenuta da voi, anche fuori della Griffith e di Licurgo. Non è per questo, Rusa, ma vi prometto che ne parlerò personalmente con mio zio. Questo è già un passo avanti, non vi pare, Miss Rooney? Staremo a vedere. Informateci subito, mi raccomando. Tu non vieni, Roberta? Vi raggiungo fra un minuto. Dovrei rivolgere al signor Clyde una richiesta personale. Va bene, ti aspettiamo nell'atrio. Roberta. Devo parlarti. Ma non qui. Mercoledì sera la signora Gilpin è a cena fuori, rincaserà tardi. Ti aspetto. Va bene, verrò, ma adesso... Devo dirtelo io di venire da me. Non sei più tu a chiedermelo. Io sono sempre lo stesso, ma ora... Io ti voglio bene, Clyde. Ricordatelo sempre. Bene, Clyde. Insistono, signor Wigan. Sciocchezze. Che se ne stiano tranquille. Poi hanno i loro sindacati, no? E ci seccano già abbastanza. Piuttosto quella Rooney. È un'impiegata a modello, Gilbert. Sì, sì, può darsi. Ah, Clyde. Mio padre e io abbiamo molto apprezzato quel promemoria per uno snellimento organizzativo nei turni feri del personale. È opera tua, ci ha detto Wigan. Proprio così, Gilbert. Mi rallegro. Ah, c'è un'altra cosa che volevo dirti. Oh, scusate, io dovrei fare un salto in amministrazione. Prego, prego, John. Come vedi, ti tratto proprio come uno della famiglia a cui non si parla alla presenza di estranei. Gilbert. Hai anche tu qualcosa da dirmi? Sì, Gilbert. Vorrei essere trattato da amico, anziché da parente. Beh, uno gli amici se li sceglie. Parliamoci francamente, Clyde. Io ho l'abitudine di essere sincero, come si suol dire, fino alla brutalità. La simpatia e la stima che mio padre ti dimostra sono ormai di dominio pubblico. E io non posso né voglio schierarmi contro di lui, specie agli occhi del mondo, quando tutti sanno che tu sei veramente uno dei Griffiths. Qualcuno poi potrebbe interpretare questa mia ostilità nei tuoi riguardi come una specie di gelosia. Gli scemi non mancano mai. Chi mi conosce sa che sono troppo presuntuoso per provare un sentimento del genere.
Ma una simile supposizione da parte degli altri mi seccherebbe molto. Insomma, ti sto offrendo una specie di alleanza. Un patto di amicizia, se vuoi. E se tu sei disposto ad accettarlo? Con tutto il cuore, Clint. Sai quanto ci tengo. Ma che cosa mi chiedi in cambio? Niente. Di pensare solo a far carriera e ad avere successo. E io ti aiuterò in questo. Ma non mirare troppo in alto fuori dalla fabbrica. Se poi non potessi farne a meno di mirare in alto, cerca di mirare giusto. Clyde? Come vedi, non ti chiedo molto in cambio. Beh, basta coi discorsi seri adesso. Ti sei migliorato davvero. Ma in fatto di scarpe lasci sempre a desiderare. Perché non passi da Winter? Gli ultimi arrivi sono veramente di gran classe. Ciao, eh? Scusatemi, sono ancora io. Sì, me l'avete già detto che non c'è. Ma se potessi sapere dove rintracciarlo. Sì, è importante. Ah, è andata una festa. A Villa Fincine. Grazie, signora Payton. Sì, sì, sono quella che telefona sempre. Per favore. Sì, sì, quei Fincili. Dite. Ho visto la luce accesa. Come mai ancora in piedi? Io, ecco, non riuscivo a dormire e allora... Ragazza mia, sto cercando di facilitarti le cose. Avevo già dei sospetti. La tua premura nell'informarti prima di quando uscivo la sera, i mozziconi delle sigarette, eccetera. Hai una settimana di tempo per trovarti un altro alloggio. Signora Gibbin, vi scongiuro. La mia è una casa onorata e non voglio scandali. Nessuno scandalo, signora Gilpin. È venuto a trovarmi il mio fidanzato, l'uomo che mi sposerà. Dicono tutti così. Oh, no, signora Gilpin, no. Vi assicuro, è un bravissimo ragazzo. E se potessi dirvene il nome... Perché non puoi? Ho capito. Uno di quei figli di papà che prima mettono nei guai le ragazze e poi... Oh no, signora Gilpin, no. È uno che lavora, come me. Ma che perderebbe tutto se ci sposassimo troppo in fretta. Perché? I suoi parenti sono persone importanti e vogliono che lui si sistemi prima di... E voi due non potevate aspettare? A che serve disperarsi adesso? Ormai so, e questa storia deve assolutamente finire. Se io non fossi convinta, malgrado tutto, che sei in fondo una brava ragazza,
Ti metterei alla porta stanotte stessa. Ti do 3 mesi di tempo perché il matrimonio sia annunciato. Signora Ghisi! Ma niente più visite segrete, una volta per tutte. Ti presenterai il giovanotto. Che c'è? Quando è così, io preferisco andarmene, signora Gilpin. Non pretenderai mica che io lo faccia entrare ancora di nascosto, no? Signora Gilpin, vi parlerò come avrei parlato a mia madre. Non devono vederci insieme, almeno per ora. Sarebbe la rovina per tutti e due. E non possiamo più tornare indietro. Io vi avvertirò prima, ma datemi il permesso di farlo venire qui qualche volta quando voi non sarete in casa. Nessuno ne saprà niente, ve lo giuro. E noi non dimenticheremo mai quello che avete fatto per noi. Ditemi di sì, vi prego. Io gli voglio troppo bene. Sai che ti dico, ragazza mia? Che mi fai paura perché sei troppo ingenua. Invece non c'è limite all'egoismo e alla malvagità degli uomini. Tanti anni fa, purtroppo, mi sono lasciata ingannare anch'io. E che mi è rimasto nella vita? La bella soddisfazione di fare da infermiera ad amiche e parenti. O di consolarmi coi dolci. Io non so che tipo sia questo tuo giovanotto. Ma uno che ti lascia così, sola, ad aspettarlo inutilmente. Forse faccio male a darti il permesso che mi hai chiesto. Faccio male a te. Disturbiamo? Certo che disturbi. Un se ne sta un po' impati dopo aver sfacchinato tutto il giorno. Muriel, la schiava ribelle. Me lo frustate le do io a te. Che sei venuta a fare dalla mia parte? Muriel, ti presento il mio principe azzurro. Sì, scherzati. Ma questo bel ragazzo biondo ti deve piacere sul serio. Altrimenti non me l'avresti portato qui. No, no, no. L'ho portato qui per fargli assaggiare la tua famosa torta di crema, quella che prepari e tieni nascosta solo per me. E lui se la merita? Mm-hmm. Soltanto lui se la merita. E va bene. Io te l'avevo messo da parte per domani, era più buono. Ma tu sei sempre la solita golosona. E adesso i principi azzurri. Ecco qua. Basta! Se no, venite mal di pancia. E poi mi tocca purgarti. Muriel! Senza mangiare. Signora Muriel... Signora Muriel, sei un tipo buffo, ragazzo mio. Allora, ti piace? È meraviglioso. Ho così ragione. Se ne vuoi, ce ne dell'altro. No. Oh, poveri ragazzi. E magari erano così felici. Che cosa è successo, Muriel? Una disgrazia nell'Ontario. Una coppia di fidanzati che facevano gita sul lago.
Il cuore di lei l'hanno ripescato, ma quello di lui dicono che forse non sarà mai ritrovato. Proprio adesso dovevi parlarmi di cose tristi. Hai ragione, bambina mia, scusami. Piuttosto, non avresti niente da fare per un paio di minuti? Ah, l'avresti portato qui per baciarlo in santa pace? Sei la solita marignona, sei. L'ho portato qui perché devo dargli un regalino che ho nascosto qui e che nessuno deve vedere. Non li ho passati qui i momenti più felici della mia vita. Su. Non guardare. Su. È splendido, io. E non deve servire ad altre donne. Proprio non c'è un'altra donna nella tua vita. Bada, che certe cose le capisco alla tua età. E del resto credi che non sappia che anche Grant, Gilbert e tutti gli altri, fuori dal nostro giro, si intende, ragazze senza nessuna importanza. Allora, voglio che tu sia sincero. No. Nessuna. Oh, Clyde. Se fosse stato il contrario, non avrei detto nulla. Sappiamo tutti e due che non puoi chiedermi nulla. Ma così sono felice. Tu appartieni solo a me ormai. E se penso un'altra donna vicino a te? Sondra. Clyde, non dirmi nulla. Eccomi. Era andata a prendermi un pasticche per il mal di testa. Che c'è, signora Finchley? Dovresti preparare un'altra macedonia di frutta. Subito, signora Finchley. E le pasticche? Meglio tenerle qui se dovesse tornarti un mal di testa di questo genere. Chiedo scusa, signora Finchley. Permettetemi di ringraziarvi e di salutarvi. Grazie a voi d'essere venuto. Ti accompagno. Sondra. Però che bel ragazzo, è simpatica anche. Muriel. Lasciaci sola. Ma come la macedonia di frutta? Può aspettare, vai. Mammina, abbiamo un mucchio di gente di là e questo discorso possiamo rimandarlo. Non essere impertinente, tesoro. Ma che cos'hai contro Clyde? Alla sua età papà non era come lui. Molte ambizioni e niente soldi. E papà non aveva nemmeno uno zio importante che gli assicurasse la carriera e il successo come lo zio di Clyde. Non è il caso di fare paragoni. E sappiamo troppo poco di lui. Lo stesso Gilbert, suo cugino, non ha simpatia per lui. Mamma, come se tu non sapessi perché. Gilbert vuol sposare Betty e sa che Grant vorrebbe sposare me. No, non è solo per questo, ne sono convinta.
Insomma, io devo pregarti di non frequentare più Clyde. Questo non puoi chiedermelo, mamma. Clyde ormai fa parte del nostro giro. Potrei accennarne a Samuel, che ne parlerebbe a Clyde. E perché? Intanto offenderesti Griffiths. Dopotutto Clyde è uno di loro. E poi... Mamma, tu sei troppo onesta, troppo giusta per impedire a un bravissimo ragazzo come Clyde di fare la sua strada nella vita. Io ti prometto di non precipitare le cose. Sì, ho una profonda simpatia per lui che non ho mai provato per nessuno. Ma non so ancora nemmeno io se lo amo. Lasciami il tempo di capirlo e lasciagli il tempo di farsi conoscere, di farsi apprezzare come merita. Anche se sono una figlia unica e un po' viziata, abituata ad averle tutte di vinta, come dice Betty. Tu sai che non farò mai niente che possa veramente dispiacervi. È vero che lo sai, mammina. Ok, ne parlerò a tuo padre e vedremo. Oh, ti giuro che quando verrà il momento di prendere una decisione, se verrà, io farò solo quello che tuo papà vorrete. Mamma. Foster, Richard and Mary. Quando in qua hai tanta paura? Prima pretendevi di entrare anche quando sapevi che la signora Gilpin era in casa. E poi? E poi? La signora Gilpin sa ormai che tu vieni qui. Sei pazza. Non temere. Il tuo nome non lo sa. Che cosa le hai detto? Niente. Se n'è accorta. La sera in cui ti ho aspettato inutilmente. Ma come le hai spiegato? Sei commossa, povera donna. Sa che sei il mio fidanzato e che ci sposeremo presto. Quando, Clyde? Comunque, sarà bene che non ci vediamo più qui. Perché? E me lo domandi. Certo che te lo domando. Perché se avremo presto una vita nostra, pulita, di fronte a tutti? Non potremo sposarci subito. Lo sai, siamo già d'accordo. Se scoppiasse uno scandalo adesso... Gli altri non terrebbero conto delle nostre intenzioni. Le mie intenzioni sono sempre le stesse. Ma le tue? Guardami, Clyde. Perché dovrebbero essere cambiate? Non mi hai risposto. Perché mi tratti così? Dopo tanti giorni. È solo per dirmi delle cose cattive... Che volevi vedermi stasera a tutti i costi. Già, dopo tanti giorni. Ma non è dipeso da me. L'ultima volta... Non ti ho scritto per chiederti scuse. Potevi avvertirmi. Ma è stato un impegno imprevisto. Potevi telefonarmi. Da casa di mio zio. Non da casa di tuo zio, da Villa Finchley. Quella sera stavo per telefonarti io. E se la signora Gilpin non fosse rientrata proprio in quel momento... Mi telefonavi a Villa Finchley. Non temere, avrei detto signorina Smith. Non pensarci nemmeno più a farlo. Mai. Né a Villa Finchley, né a casa di mio zio, né altrove. Quella è una parte della mia vita in cui tu non c'entri.
almeno per ora. Tu non mi vuoi bene. Tu mi odi. Tu vuoi rovinarmi. Ma non capisci che la mia rovina sarebbe anche la tua? Sì. Non solo non ti sposerei più, ma non potrei neppure dimenticare quello che mi hai fatto. Non potrei più amarti. Chi te l'ha regalato? Non vedi? Esse. Lo zio Samuel. Ne ha regalato un uguale anche a Gibber la sera della festa per le nozze d'argento. Non ti credo. Io non esisto più per te. Tu sei un altro da quando frequenti quella gente. Sei come ubriaco. E non ti accorgi di quanto sei ingiusto, egoista, cieco. Sì, cieco. Io non ho niente e ti ho dato tutto. Quelle ragazze hanno tutto e non saranno mai niente per te. Oggi si divertono e domani ti ridaranno in faccia. E non gettare la cenere per terra. Se è per questo, posso andarmene anche subito. No. Chi hai? Beh, non vuoi parlare. Non ho il coraggio di dirtelo. Non è vero. Non può essere vero. Ne sei sicura? Credo di sì. Non l'hai fatto apposta? Apposta? Sì, sì, sì. Sì, non fingere di non capire. Per spaventarmi. Per vendicarti, perché hai paura di perdermi. Se puoi pensare questo. Io maledico il giorno in cui ti ho conosciuto. Una notizia simile all'improvviso. La prima cosa da fare è di andare da un medico. Non qui a Licurgo. E assicurarci che non ti sei sbagliata. E se non mi sono sbagliata? Non parliamone adesso. Decideremo dopo. C'è una sola cosa da fare. Sposarci. E al più presto. Anche se un matrimonio adesso sarebbe la rovina. Anche. Oh, Clay, ti scongiuro, stammi vicino. Questo solo mi fa paura.
che tu non mi voglia più bene. Dottore. Tutto bene, signor Smith. Vostra moglie ha un fisico perfetto e le cose procederanno nel migliore dei modi. Che cosa c'è, signor Smith? In genere un marito giovane innamorato accoglie la notizia diversamente. La verità è che non aspettavamo tanto presto un bambino. Ci siamo sposati di nascosto, le nostre famiglie erano contrarie. Ci negheranno qualsiasi aiuto. E poi siamo veramente poveri. Anche mia moglie lavora. E non siamo in grado di rinunciare a quel poco che lei ora guadagna. Viviamo in una piccola camera mobiliata. Com'è possibile mettere al mondo un figlio in queste condizioni? Più in là, certo, ma ora... Non vorrei aver capito bene. Mio marito sbaglia, dottore. Mia moglie è troppo presa dalla felicità di avere un bambino per riflettere sulla nostra situazione. E anch'io, del resto. Ma io devo conservare la testa sulle spalle. Ho la responsabilità di tutto il nostro avvenire. E la nascita di un figlio ora... Signor Smith, che lavoro fate voi? L'elettricista. Per quello che mi risulta, gli elettricisti guadagnano abbastanza bene. E vi assicuro che di bambini ne vengono continuamente al mondo, in case dove si guadagna molto meno, ma dove anche si desidera averli. Dottore, vi scongiuro. Riflettete sulla nostra situazione. Signor Smith, siete voi che dovete riflettere e assumervi le vostre responsabilità. Comunque, se venendo qui da me avete supposto o sperato un'accoglienza d'altro genere, vi assicuro che avete davvero sbagliato indirizzo. Io la penso in modo molto diverso, moralmente e professionalmente. Comprate questa roba in farmacia, una cura ricostituente di calcio. Per il futuro potete tornare o meno, ma se doveste farlo, ricordatevi come la penso. E presentatevi col vostro nome. Grazie, dottor Glenn. Noi non siamo di questa città e non credo che torneremo. Non so neppure a chi ci rivolgeremo. Ma sarà senz'altro un medico che la pensa come voi. Io non farò mai niente perché il mio bambino non venga al mondo. Ne sono certo, e auguri. $2. Cos'è? Vuoi convincere l'orologio?
uscendo in fretta? Magari. Ma chi è? Ancora lui? Chi lui? È una settimana che ce ne parli. Gli ho detto chi è? No. E allora? Ma tu, che muori dalla voglia di dircelo. Ti ha invitata per il weekend? Beh, per il weekend no. Lui è sempre da fare la domenica con la sua cricca di signori. Oh, ma per una serata coi fiocchi sì. Oh. Una volata in macchina, vedeste che macchina. Cinetta, ballo. E poi? E poi che? Scommetto che si tratta di un tipo con la pancia e una vecchia Ford di seconda mano. Sì, sì, ridete, ridete voi. È uno dei ragazzi più in gamba e più in vista di Ligur. Campione sportivo, giovane, ricco, bello, scapolo. Ma è pronto a sposarsi. Magari, ma quei tipi lì purtroppo pensano solo a divertirsi. Perlomeno con ragazzi come noi. Parla per te. Dovrebbero provarci con me, sai che fugone? Per corrergli dietro. Senti, se vuoi che ti crediamo, dici chi è. Non posso. Perdi un'occasione, ci fai rimanere con un palmo di naso. E va bene, ve lo dico. È Freddy Solz. Chi? Il campione di motonautica. Proprio lui. A proposito, sapete cosa mi ha detto l'ultima volta che ci siamo visti? Che il nostro Clyde Griffith si sta piazzando ai primi posti. Come? Freddy adopera un gergo sportivo. Ah. Sembra che sia innamorato cotto di Sondra Finch. Sapete quella ragazza bellissima che fotografano sempre? Freddy dice che Clyde è pazzo solo a pensarci di sposarla. Ma lo dice con troppa rabbia, come se la cosa gli bruciasse. E siccome Freddy ci pensa sul serio invece a sposare Sondra Finch, Davvero? Sì, davvero. Ci pensa sul serio perché sembra che la madre... Sistemate le ultime scatole sul nastro, eh? È proprio matta. Bene, ti accompagno alla toilette. Rosa, ti prego. Come vuoi. Ufficio personale, per favore. Pronto, sì. Clyde è per te. Una comunicazione interna. Pronto? Sei tu, Clyde. Sì, sono io. Che c'è di nuovo? Avvertirò io la signora Gilby. Devo parlarti stasera stessa. Ecco, io... sarebbe meglio rimandare. No, stasera. O vuoi che venga lì adesso a parlarti davanti a William? Bada, Clyde, non mi fa paura più niente. Nemmeno lo scandalo. Sono pronta a tutto. Va bene, d'accordo. Cos'è? Qualche grana? La telefonista del centralino mi ha riferito una comunicazione esterna della mia pensione. Beh, se devi andare vuol dire che quel rapporto lo finiremo domani. No, no. Non ho nessuna fretta. Meglio così. Ma che ne diresti di un caffè? Un caffè? Grazie, volentieri. Ma non lo ordini? Sì, subito.
Pronto? Miss Reni? La mensa, per favore. E così io non conto più niente per te. Ti sei innamorato di quella sombra Finchley. Ecco perché eviti addirittura di incontrarmi. E non hai nessun riguardo per me. Neppure adesso che aspetti un bambino tuo. Ma se tu credi che possa sopportarlo... Ma chi ti ha detto che sono innamorato di sombra? Tutti lo dicono. Anche i tuoi amici. La gente che frequenti tu. Pettegolezze. Le ragazze in vista come lei fanno sempre parlare di sé, come le attrici del cinema. Ma non c'è una parola di vero. Non dicevano prima che era fidanzata con Grant Creston e con Freddie Saul? Prima di che? Di conoscerti? Solo perché una ragazza come lei ti fa gli occhi dolci e ti trascina al guinzaglio, magari per divertirsi alle tue spalle. Tu mi tratti come se io fossi diventata solo un peso, una minaccia nella tua vita. E me lo fai capire con ogni gesto, ogni sguardo, ogni parola. Ma non hai il coraggio di dirla la verità, finalmente. Sei troppo vigliacco. Hai troppa paura che io faccia qualche cosa di... No, non ti illudere. Non ho nessuna intenzione di ammazzarmi. E va bene. Eccola la verità. Ma non quella che pensi tu, accecata dalla gelosia. Ah sì? Ce n'è un'altra? Sì. La conoscenza di Sombra mi ha turbato, lo ammetto. Mi ha dimostrato tanta simpatia. Simpatia sincera. Altro che trascinarmi al guinzaglio per divertirsi alle mie spalle, a differenza di quelli del suo mondo e perfino dei miei parenti. E io le sono grato, profondamente. Non lo capisci questo? Non capisci che io in quel mondo voglio entrarci? E da padrone. Io voglio la ricchezza, il successo. Li voglio perché li ho sempre sognati. E perché ho sempre vissuto di umiliazioni e di miserie. Non ci rinuncio a questa lotta, a questo scopo. E Sombra è come il simbolo di tutto quello che io voglio raggiungere. È la più bella, la più corteggiata, la più invidiata. Ma non capisci che solo il pensiero, l'illusione che lei mi abbia preferito agli altri, può avermi fatto per un momento perdere la testa. Ma si tratta di un'infatuazione che passerà. No, Clyde. Non passerà. Passerà. Anche se non volessi, ci penserà Sombra a farmela passare. Non l'hai detto tu stessa che le ragazze come lei agiscono solo per calcolo, per capriccio? L'ho detto quando non sapevo. Che cosa? Che ha della simpatia per me? Simpatia, Roberta. Non ho detto amore. È perché mi vede così diverso dagli altri che suscita in lei il desiderio di aiutarmi, di proteggermi. Avresti un solo modo per convincermi. Quale? Quello di non vederla più. Ma non vederla più significherebbe rinunciare a tutto. Non parlo per lei, ma... Clyde. Tu ami Sombra. Ma non ci riuscirai a liberarti di me. Avrei fatto tutto quello che tu volevi se avessi potuto continuare a credere che mi amavi ancora. Qualunque sacrificio, forse perfino quello di rinunciare a te. Ma se si tratta di cederti a un'altra soltanto perché è più bella e più ricca di me, non lo farò. Di che sono meschina, di che sono vendicativa, di tutto quello che vuoi. Ma io penso al bambino che non deve scontare il tuo egoismo e la mia ingenuità.
Lui non deve andarci di mezzo. Deve avere tutto quello che gli spetta. A cominciare dal nome quando nasce. Non aspetterà più di un mese per il matrimonio. Ah, se puoi andartene anche subito, se vuoi. Niente riuscirà a farmi cambiare idea. Ma ti ho forse detto che mi rifiuto di sposarti. Perché sei così ingiusta? Perché mi odi? Perché pensi soltanto a vendicarti? Perché vuoi distruggere tutto quando invece possiamo salvare tutto? Basta che per il momento il matrimonio rimanga segreto, almeno qui a Licurgo. Lasciami il tempo di organizzare le cose. Va bene. Un mese o poco più e ci sposeremo. A fondo o in un altro posto non troppo lontano dove andrai a vivere dopo esserti licenziata dalla fabbrica in attesa della nascita del bambino. Io verrò a trovarti il più spesso possibile e ti giuro che... Non giurare, Clyde. Io non ti credo più. Se è così. Non posso più crederti. E io ti proverò che ti sbagli. Non penserò che a te e a nostro figlio. Non è vero. Mi lascerai. C'è il divorzio. Ma perché dovrei lasciarti? Ora non posso presentarti come mia moglie. Ci metteremo al bando tutte e due per sempre. Ma più in là, quando sarò qualcuno, dovranno accoglierci insieme. E mio zio, che oggi mi odierebbe, mi caccerebbe via per lo scandalo, mi apprezzerà ancora di più per aver sposato una brava ragazza senza un soldo, come ha fatto lui quando era giovane. E Sondra? Fa conto che sia stata come una febbre. E ti ringrazio anche per questo, per avermi aperto gli occhi. Quale donna potrebbe darmi tutte le prove d'amore che mi stai dando tu? Ti pentirai di aver dubitato di me, ma io non ti dirò una parola. E mio padre? Tuo padre? Sì, gli scrivo ogni settimana. Ma eravamo d'accordo che non gli avresti detto niente. Non gli ho ancora detto niente. Ma come gli spiego il mio licenziamento dalla fabbrica, la mia partenza da Licurgo, la mia vita senza lavorare? Faremo così. Quando vengo a trovarti, tu mi dai le tue lettere e io le spedisco da qui. Finché non gli diremo tutto, naturalmente. Hai proprio pensato a tutto. Adoperalo pure, anche se è di Sondra. So che ce l'hai in tasca. Non le è venuto in mente di regalarti un orologio molto più bello del mio? L'ho fatto comprare ad Alba, da quel dealer che abita nella mia pensione. Forse avevi ragione di dire che ho pensato a tutto. Beh, non lo provo. Thank you.
Possibile. Non è ancora rientrato. Proprio così. Non è ancora rientrato. Disturbo, vero? Ecco, signorina Finchley. Oh, sapete il mio nome? E l'avete detto prima. Ah, già, è vero. Dovete essere una signora molto simpatica, signora Peyton. Non sono sempre stata una direttrice di pensione, signorina Finchley. È evidente. E mi dispiace ancora di più darvi tanto disturbo. Però ormai... In verità, il signor Clyde mi avverte sempre la sera quando fa tardi, ma questa volta... Oh, eccolo, signorina Finchley. Avete fatto molto bene a richiamare. Grazie di tutto, signora Peyton, e spero di conoscervi un giorno o l'altro. Mi renderete felice, signorina Finchley. E Sondra Finchley, è la terza volta che chiede di voi. Buonanotte, signorina Finchley. Scusate un momento, passo la comunicazione in cabina, prego. Ecco fatto. Senti. Sì, Sondra. Ma che cosa è successo? Non te lo meriteresti. Perché? Dimmi, Sondra. Perché? Dove sei stato finora? Chi hai visto? Perché sei rientrato così tardi? Sono stato al cinema. Solo. Vi dichiarate colpevole o innocente? Innocente, vostro onore. Sondra. Parlo io. Avrei potuto aspettare a dirtelo naturalmente, ma non ho resistito. Neppure fino a domani. E questo dovrebbe farti capire molte cose. Ti prego, non tenermi sulle spine. Beh, oggi sono riuscita a strappare a mia madre il permesso di invitare anche te quando ci trasferiremo in villa sul lago Grass. Sai che cosa significa? Che i miei genitori vogliono conoscerti. È un gran passo avanti. Tu non immagini neppure quanto è importante per noi due. Clyde, sai che sono qui, rannicchiata nel mio letto, già da 2 ore. Non mi andava di vedere nessuno stasera. Ho pensato tanto in queste 2 ore. Ho guardato nel futuro. E ti ho sempre visto accanto a me. Sempre. Io sono sicuro che ti farai apprezzare come meriti da tutti. So che i miei genitori vogliono soltanto vedermi felice e sapremo convincerli, vedrai. No, non voglio dirti altro, solo darti la buonanotte. Sondra. Sì. Dimmelo che mi vuoi bene, dimmelo. Sei uno stupidone. Ho bisogno che tu me lo dica. Te ne voglio. Tanto da star male.
qualche ragazza affascinante? Prima abbiamo chiacchierato un po' insieme. Signor Clyde, qualche cosa che... No, no, niente di importante. Mi hanno invitato nella loro villa. Dove si trova il lago Grass? Ma come? Non sapete che sulla riva ovest del lago Grass sorgono le più belle ville di tutta la regione? E non avete mai notato il manifesto? Eccolo qui, lo avete sempre sotto gli occhi. Questo è il lago di Grass. Vedete, questa è la zona residenziale con tutti i campi di golf e di tennis e le darsene piene di motoscafi. Che differenza con quello più piccolo, il lago Bittern. Che tetro. C'è un solo alberguccio a Big Bittern, frequentato tutt'al più da qualche coppietta o da qualche vecchio pescatore misantropo. Tanti anni fa vi feci una gita. Ero giovane, con la persona che amavo. Eppure non vedevo l'ora di andarmene. A proposito, avete letto quella terribile disgrazia sul lago Ontario? Morire così, per una gita in barca. E si erano fidanzati 3 giorni prima. Poveri ragazzi, e magari erano così felici. Ti ho sempre visto accanto a me, sempre. Non ci riuscirai a liberarti di me, mai. Certo che ti voglio bene, tanto da star male. Incontrato qualcuno? Per il momento nessuno deve saperne niente del matrimonio. Me l'hai giurato. Sì,
Da questo a comportarci come due estranei. E perché allora questo viaggio insieme prima di sposarci? Se dobbiamo aver paura di tutti. Solo in questo tratto del viaggio fino a Big Peter potremmo incontrare qualcuno di ricordo. Mi hai promesso di aver fiducia in me, no? E allora ti mostro. Clyde. Non sei pentito, è vero? Non mi odierai dopo, invece di volermi un po' di bene. Ma che dici? Pagagli, signori. No. Ci penso io. Quando si decideranno andarsene a letto. Grazie, Clyde. Ma non ho freddo. Solo un po' di sonno e una gran stanchezza. Questo sì. Oh, come se avessimo viaggiato un giorno intero, invece di 3 ore soltanto. Prova a dormire. Sì. Gli occhi mi si chiudono. Ma non vorrei. Penso. Non stai pensando anche tu la stessa cosa? Che cosa?
È la prima volta che noi due siamo vicini così. Quattro pareti tutte nostre. Come se fossimo già marito e moglie. È vero che fra due giorni non saremo per davvero marito e moglie. Anche se gli altri per un po' di tempo non dovranno saperlo. Dormi, Roberto. È molto tardi. Ti prego, dimmelo ancora che sarà per poco. Che cosa? Tutta questa finzione, questo imbroglio. Anche qui in albergo i nomi falsi. Ma siamo giovani, liberi tutti e due. Aspettiamo un bambino nostro. Perché dobbiamo comportarci come se avessimo commesso un delitto? Lo sai il perché? Sì, lo so. Ma ricordati che lo faccio soltanto per te, Clyde. Perché tu non vuoi rinunciare a tante cose di cui non mi importa niente. Io sarei felice di far la fame con te invece di... Ti prego, Roberta. Abbiamo già deciso tutto. Tutto. Tu hai deciso tutto. Che cosa significa? Che hai cambiato idea? Tu dovresti cambiarlo. E non lo farai. Se almeno mi parlassi. Mi dimostrassi un po' di tenerezza. Vieni qui. Io ho soltanto te, Clyde. Ma non ti cambierei con nessuno. Nemmeno col giovane Ford. Dormi ora. È tanto tardi. Sì, ma... Resta ancora un po' vicino a me. Ti prego. Sempre accanto a me, sempre. Ti voglio bene, tanto, da star male. Thank you.
Clyde. Sì, come vi ho detto, trattengo la camera almeno per altri 2 giorni. Grazie. Avanti. Posso? No. Volete portarlo giù, per favore? No, quella no. Rientriamo nel pomeriggio e facciamo soltanto una gita sul lago. A proposito, dove potrei trovare una barca da noleggiare? Potreste rivolgervi a Terence Gossip, signore. Ha una barca quasi nuova e non è lontano. Appena un mezzo miglio, prendendo il sentiero che taglia attraverso il bosco fino alla riva del lago. Ah, non è nemmeno caro, credo che prenda... Grazie. Grazie a voi, signore. Andiamo. No, Clyde, non ne ho voglia. Perché non ce ne restiamo qui, nel giardino dell'albergo? C'è anche l'orchestra. Oppure prendiamo l'autobus che fa il giro del lago. Se non ti va, facciamo una bella gita al fresco nel bosco, Sembra che tu lo faccia apposta. Che cosa? Avevamo tutto stabilito. E va bene. Come vuoi. Ma non lamentarti poi se mi vedrai connuso per tutta la giornata. Clyde. Non voglio vederti. D'accordo. Facciamo come vuoi tu. Andiamo. Così va bene. Andiamo allora. Attenta, signora, Non vi siete sbagliati. Non volevate mica fare una gita in montagna. C'è tutto l'occorrente per il picnic. Pesa parecchio.
Attenti a non mangiare troppo, vi fate venire il mal di mare. Date una spinta alla barca. Che dicevo di male? Scherzavo. Mangi almeno un po' di frutta. No, grazie, te l'ho detto. Non ho appetito. Non mi sento molto bene. Se ti dà fastidio. Non sei più andata al cinema con le tue compagne del reparto? Rusa Blasov mi è antipatica, però vuol mettere sempre il naso dappertutto. Certo che le vostre condizioni in fabbrica debbono migliorare. È più che giusto. Io avrei già ottenuto di più. Wigan è un bravo uomo e anche lui dalla parte di chi lavora, ma c'è mio cugino Gilbert. Pensa solo agli utili di bilancio, lui, e non mi può soffrire. Qualunque iniziativa ho cerca di sabotarla. Se non ci fosse mio zio, che mi stima veramente, io... Clyde! Che c'è? Perché non parli invece di noi due? Di noi due dopo. Che cos'è? Niente. È un uccello in mezzo ai rami. Come si chiama? Che vuoi che ne sappia? Sarà una specie di gufo, di civetta. Mi fa star male. Vuoi un goccio di brandy? No. Sei proprio sicuro di aver predisposto tutto per il matrimonio dopodomani a Barneville? Certo. Ho parlato personalmente con il pastore di Barneville. Rientrerà in sede solo dopodomani. Se no ci avrebbe sposati anche domani, oggi addirittura. Non mi credi? Sì, ma avremmo fatto meglio a raggiungere subito Barneville, evitando così questi due giorni di sosta a Big Bitter. Ma come? Ne avevamo tanto parlato di una gita insieme. Tutto è così diverso. Ma non potevamo sposarci addirittura a Big Bitter? A Big Bitter, dove avremmo potuto incontrare qualcuno di Licurgo. E allora perché ci restiamo due giorni? Dove vai? Dove vado? Accendo una sigaretta, se il fumo ti dà fastidio. Torniamo in albergo, ti prego. Ma come? Senza aver fatto nemmeno una fotografia sulla barca. Ci tenevamo tanto. Te l'ho detto, Clyde, non mi sento molto bene. E poi possiamo farle quando attraversiamo il lago, nel ritorno. Ma dobbiamo ancora sistemare tutto. E il sole sta per tramontare, non faremo in tempo. Guarda, lasciamo tutto qui senza perdere un minuto. Ci allontaniamo un po' dalla riva, facciamo le fotografie e poi torniamo a prendere la roba. Per raggiungere l'imbarcadero non avremo bisogno di luce, basterà costeggiare la riva. E poi ci guideranno i lumi di Bittern. Su, andiamo. Clyde, sei buono, ti assicuro che... Non devi negarmelo! Non devi! Ma che hai? Niente, oh! Su, vieni. Ah, la macchina fotografica. L'ho mai visto. L'ho comperato ieri a Fonda fra una corriera e l'altra. E dovevi metterlo proprio adesso? Sai, il sole è basso. Mi occorre per fare ombra sul mirino della macchina. Su, andiamo.
Avevi ragione tu. Ora mi sento meglio. Qui l'aria è più fresca. È la macchina fotografica che hai comprato a Fonda? Sai farla funzionare bene? Sì, sì. Che silenzio. Guarda, i lumi di Big Beaton si sono già accesi. Ma sembrano così lontani. Tutta gente estranea, per la quale non contiamo nulla. Se non avessimo preso questa barca e lasciata la mia valigia in albergo, potremmo sparire e nessuno ci cercherebbe. Non si ricorderebbero neppure come siamo fatti. Ma che è? Niente, proprio niente. Sei tutto sudato. Uccidermi. Non negarlo davanti a Dio che ci guarda, non negarlo. E allora fa presto. Non voglio soffrire. Uccidi me, il bambino, e corri dalla tua Sandra che ti aspetta. Forse eri d'accordo con lei. Forse l'avete combinata insieme questa trappola per chi non può difenderlo. Basta! No, non è vero. Io non ti voglio uccidere. Io ti sposerò. Sì, ti sposerò davanti a tutti. E non mi importa di quello che succederà. Non mi importa più di niente. Io ti ho portata qui per fare una gita. Per divertirci insieme. Ecco, guarda. Facciamo le fotografie. Per ricordo. Per ricordo. Sta ferma! Sta ferma! Clyde! Clyde, sei impazzito! Ferma, ti dico! Vuoi star ferma? Clyde! Non ti avvicinare! Non fare così, ti scongiuro! Clyde! Non ti avvicinare, t'ho detto! Torniamo, arriva! Lascia che remi! Non avvicinarti! Sta ferma! Farà tutto quello che vorrai! Ma... Roberta! No! No! Roberto! Aiuto, Clyde! Aiuto!
siamo lì. No, assolutamente. È bello il lago, tanto caldo. Che ne direste di un buon caffè? Ah, no, bene. Bella idea. È molto tempo che non mi bevo. No, guarda, che io non sono mai sbagliato. No, scusa. Bella, guarda. No, io non voglio. Allora devi dare diretta. Se riesco a fare un salto a New York, voglio fare una visitina da Tiffany. Che tesoro, anch'io ho pensato un regalino per te. La mia arancetta! Le 9:30. 9:32. Perché vuoi saperlo? Ti interessa proprio tanto saperlo? Jill, non vedi che sto parlando con Sombra? Come sei sempre qui? Dove state andando? Non si vedono mai, poverini. Non fatevi aspettare per troppo tempo. Betty. È la prima volta che ci vedete insieme, è più tardi. Non fare tardi. Sì, non fare. E ci vediamo insieme. Non fare tardi. Perché noi intanto qui ci vediamo insieme. Buono, Black. Ma che ci fate voi da queste parti a quest'ora? Ho perso il contatto con un gruppo di amici coi quali facevo una gita. Mi sono smarrito e sono tornato sui miei passi sbagliando strada e perdendo un mucchio di tempo. Un gruppo di amici? Io non ho incontrato nessuno. Ma dove siete diretto? A Camden. Vi ci vogliono almeno 3 ore. Lo so. E la strada la sapete? Devo girare a sinistra al bivio dopo la miniera. Ma da che parte siete salito? Proprio da Camden, tutti insieme, poco dopo l'alba. Vi siete fermato con i miei compagni? No, perché? Sapevo ormai di aver ritrovato la strada giusta. Scusate. Grazie e buonanotte. Buon viaggio. Fate fare una domanda a voi. Fate una domanda per voi. Allora, quante ragazze ti hanno detto di no? Ma come fai a ricordarsi? Ne sono troppe. Silenzio. Rispondi, Freddy. Credo... 5. Sole, Freddy, e le hai perdonate? Una sola. E chi è? Indovina. Andiamo, lo sapete tutti. Faccio una io. Da quanto tempo non leggi un libro? Saranno 5 o 6 mesi. Però. Come poco. E che libro era? Il manuale del Bridge. Oh, spiritoso. No, perché non sono. No, che cosa dici? Si vede troppo. Perché è grande? Che pensi soltanto all'arrivo di Clyde? Mi ha detto che sarebbe stato qui in serata. Beh, ma la serata non è ancora finita. Sì, ma sono quasi le 11. Avrà avuto un contrattempo. Senti, allora tocca a me, eh? Sì. Hai mai sentito parlare di Verdun? No. E di Clemenceau? Nemmeno. Oh, del generale Pershing. Ho capito, tutta roba che riguarda la guerra. Forza, a chi tocca adesso? A Mira, sì, no. Io direi...
a soldi. Ma perché? No. Certo. Vi sembro un soggetto tanto divertente. Sì, no. Prendete me e scoprirete abissi insondabili di putridume e malvagità umana. Coraggio, Sondra. Hai tanti segreti da nascondere. E i cavalli di razza non rifiutano mai l'ostacolo qui, eh? Eccomi qua, Sondra. Allora, a chi tocca la signora? Sì, certamente. No, io non ho assolutamente niente contro i ragazzi che si sforzano di migliorare socialmente. Non sono una retrograda. Che? Non ho pregiudizi, non ragiono fuori tempo. Dai. Ma il guaio è che spesso i ragazzi come Clyde Griffith vogliono fare il passo più lungo della loro gamba, ecco. Vogliono talvolta bruciare le tappe e mirano troppo in alto. Ah, io sarò, come dici tu, un retrogrado. Ho capito, cara. Ma confesso che quel Clyde non mi è molto simpatico. Del resto anche Betty e Grant la pensano allo stesso modo e se lo trattano da amico. Io non riesco a capire che cosa ci trovino in lui Stuart e anche Sondra. Prima di tutto è proprio il tipo del risalito, del... del parvenu. Ecco, caro, del parvenu. Non ha un soldo, non conosciamo la sua famiglia. No. Se ti sentissero Samuel ed Elizabeth Griffith. Oh, Samuel e Elisabetta sono soltanto suoi zii e se gli hanno dato quel posticino in fabbrica... No, non tanto Ino quel posto. È chiaro che Samuel vuole farne il futuro capo del personale, come primo gradino. Mi ha detto che il ragazzo è molto sveglio e che conta molto su di lui. In quanto al fatto del parvenu, scusami, sai, ma non spetta a noi peccare di snobismo. Che cosa eravamo noi all'età di Clyde? Noi ci siamo fatti da noi. E non è quello che sta facendo Clyde. E poi quando uno si fa da sé, c'è sempre qualcuno a darti una mano. Meglio allora se si tratta di parenti, come nel caso di Clyde. Il che significa che se Clyde Griffith osasse aspirare alla mano di Sondra, voi genitori non avreste... No, alto là. Né Sondra né noi siamo gente che non riflette. E da una simpatia tra ragazzi al matrimonio ce n'è di strada. Io ho la massima fiducia nel cervello di mia figlia. A quell'età il cervello. Ehi, donne, ma non ci avete sposato a quell'età. Come? Il vostro cervello ha funzionato proprio tanto male. No, lasciate parlare la quante... Io voglio fare un... Quante volte sei stata veramente turbata da un... In ogni caso, pochissime. C'è fra i presenti qualcuno che ti ha baciata? Baciata sì, turbata no. Lo conosciamo noi l'uomo che ti ha turbato? Sì. E c'è nessuno fra i presenti che vorresti baciare? Come amici tutti. Nessuno che vorresti prendere a schiaffo. Break, gioco pericoloso. No, Sondra, dillo pure. E un paio ce n'è. Uno sono io. Adesso basta, ragazzi, stiamo morendo dalla noia. Vi faccio sentire quel disco dei Fives di cui vi ho parlato. Oh, eh? Ma stiamo divertendo. Ma cominciamo a divertirci proprio adesso. Tu, attenzione. No, ma forza. Diamoci alle date. Posso avere io l'ineffabile onore? Certo che puoi averlo. Te lo faccio io questo onore, Freddy. Ciao, caro. Grazie. Ci avete offeso? E noi vi daremo una lezione. Coraggio, Jim! Levagli 20 anni dalle gambe a questo vecchio orso. Ah, sì? Te lo faccio vedere io. Subito, vieni. Oh, scusate. Bravo, Jim. Fammi vedere com'è. È un po' comodo, sai? Perché mi fotti? Thank you.
scusa, adesso non la posso più parare. Senti, una cosa. Cos'è questa notizia? Clyde, finalmente. Vieni. Ecco Clyde, vi saluterà dopo. Come mai così tardi? Sei venuta a piedi? Lieta di vederti, Clyde. Come va, Clyde? Ben arrivato. Grazie. Ti sei fatto sospirare? Che ne dici di un whisky? Fai male, gran cosa il whisky. Perché così tardi? Ho perso la coincidenza con l'ultima corriera. Ho dovuto chiedere un passaggio a una macchina di turisti. Ho detto io di non avvertirti quando sono arrivato. Volevo prima cambiarmi. Sei felice di rivedermi? Non chiedermi quanto. E allora perché questo viso così buio? Non volevo rivederti così, in mezzo agli altri. Volevo parlare con te, sole. Anch'io lo voglio. Ma avremo tanto tempo. Passeremo giorni meravigliosi. E voglio vederti sorridere fin da questo momento. Scusami. Sei stanco, lo capisco. Ma tra pochi minuti tutti andranno. E domattina col sole? Non sei proprio ballare, no? No, assolutamente. Grazie, Dio. Prego. Vieni adesso. Devi essere molto bravo. Devi conquistarteli, papà e mamma. Papà? Ecco Clyde. E così anche i Griffiths sono al completo. Veramente lo eravamo anche prima. Il cuginetto lo dimenticavi? Sai che ti dico? Da quando conosco Clyde, la nuova generazione dei Griffiths è salita nella mia stima. Sei sempre... Uno avrebbe voglia di... Prendermi a calci. È il mio destino. Ti assicuro che nel mio caso non perderò tempo. Non essere banale. Non potevi trovare una risposta migliore. Tesoro? Non vengo, caro.
Avanti. Chiedo scusa, stavo per andare a letto. Dov'è il resto della mia roba? Disfacendo il sacco ho trovato un abito e della biancheria gualciti ancora bagnati e li ho presi per sistemarli. Domani a mezzogiorno sarà tutto pronto, lavato e stirato. Grazie. Sono stato innaffiato per errore da un giardiniere. Prego. Grazie, signore. No, lui non aveva in testa quando sono saliti sulla barca, ma la ragazza che abbiamo ripescato nel lago, e lei, non c'è dubbio. Il cappello sarà stato nel sacco, era pieno di roba e pesante. Tant'è vero che la delfina ha domandato se non avesse sbagliato il lago con la montagna. Vorrei proprio sapere che fine ha fatto quel sacco. E a dire la verità anche lui, eh. Sì, il bitte da un lago traditore, d'accordo. Ma il corpo della ragazza l'abbiamo ritrovato subito. E allora? Beh, trovato niente? Niente documenti personali, ve l'ho già detto. Li avrà tenuti nella borsetta. Gossip, le avete visto in mano una borsetta? Non mi ricordo. E voi? Neanche. E in tasca non abbiamo trovato niente. Già. Li avrà dati a lui per metterli in quel sacco. Perché? Se ha lasciato la valigia qui. Signor Ferrer. Che guardate, c'è? Era ficcato dietro lo specchietto. A Roberta con tutto il mio amore. C. Roberta. Datemi il registro. Eccolo, signor Ferrer. Harry Smith e signore. Ma lui non si chiamava Harry. E tantomeno Smith. Voi nel vostro albergo avete l'abitudine... Ah, per carità, signor procuratore Ferrer. La coppia sembrava insospettabile. Come tutta la mia clientela del resto. E sul mio albergo non c'è stato mai niente a che dire. Il colonnello Hyde, come capo della polizia della contea, può garantire che... Va bene, va bene. Che cosa ha detto il signor Smith uscendo da questa camera? Cercate di ricordarlo esattamente. Che la valigia doveva restare e che sarebbero rientrati nel pomeriggio dopo una gita in barca. L'ho indirizzato io da Terence. Secondo te hai finito con quella valigia? Ho guardato dappertutto. Ci sono degli indumenti. Perché non li passi al setaccio? Sì, signor. Che sperate di trovare? Non si sa mai. Salve, procuratore. Oh, salve. Salve, salve, colonnello. Salve, sceriffo. Che cos'è? La macchina fotografica. Quella che portava il giovanotto insieme alla sacca da viaggio. È questa, vero? Sì, sì, mi pare di sì. La riconosco anch'io. Se le lastre non fossero rovinate... C'è l'autoscatto? Già, potremmo avere una foto di lui, dell'uomo. Non c'è l'autoscatto e neanche le lastre, non era caricata. Ma guarda, eppure hanno passato quasi 8 ore sul lago. La ragazza è annegata verso il tramonto, ha detto il medico legale. L'avete trovata adesso? No, al 30° dragaggio, si sì, ma era nascosta in mezzo alle alghe.
Sentite, lì non ci sono più di 15 piedi di profondità e le correnti sono scarse e leggere. Io direi di piantarla con questa storia del dragaggio perché tanto non troveremo altre tracce di quell'uomo. E tanto meno troveremo il signor Smith. Ah, è proprio quello che dico io. Ma non si tratta di una disgrazia. Tornate pure al vostro lavoro. E Wild, silenzio con tutti, eh? Altrimenti l'albergo resterà chiuso fino a indagini esaurite. Ne rispondo io, colonnello Hyde. Potete andare anche voi. D'ora in poi mi faccio dare le cauzioni. Il medico legale ha parlato di una contusione sulla tempia sinistra della ragazza. Qui c'è un angolo un po' ammaccato, vedete? Non potrebbe averla colpita lui con questa, invece di un urto contro la sponda mentre la barca si rovesciava, o di un colpo involontario, o volontario, diremo. Allora voi siete proprio del mio stesso parere. È lui che ha ammazzato lei e poi se l'è squagliata. Ehi. Era nella fodera di questo bartoncino. Signor Tito Alden, Lafayette Corner, Bill. C'è un villaggio a una settantina di chilometri da Licurgo, sulla strada di Albany. Apritela pure, Ferren. Caro papà, preparo questa lettera per mandartela un minuto dopo che mi sarò sposata. Perdonami se questo matrimonio avverrà così in segreto e senza il tuo consenso. Ma per il momento non possiamo fare altrimenti. Sposo un giovane tanto distinto che adesso ha pochi mezzi ma che ha una bellissima carriera davanti a sé. Un giorno, anzi presto, saremo ricchi e quel giorno tu dovrai smettere di lavorare perché ci saremo noi a volerti bene e a pensare a te. Non posso dirti il suo nome, ma ti giuro che... Slack. Sì. Interrogate tutti i pastori e tutti i giudici di pace della zona. Voglio sapere se c'è stata una richiesta di matrimonio di una coppia in cui lei si chiama Roberta Alden. Scommetterei di no, ma bisogna assicurarcene. Ci penso io. Porto in ufficio tutta questa roba. Grazie a noi. Burton, dovete ricostruirmi l'itinerario della coppia prima del suo arrivo qui. Mezzo per mezzo, passo per passo. Ci proverò, signor Ferro. Colonnello Hyde. Se è come penso io, questo è un caso giudiziario di cui si parlerà molto. E che potrebbe acquistare anche una grande importanza politica. Esattamente. Noi siamo entrambi repubblicani. Le elezioni nella contea sono imminenti e il partito conta su di noi. Devo continuare? Continuate, Ferren. Se non sbaglio... Abbiamo tutti e due delle ambizioni, con il programma minimo della rielezione. Giusto. E allora? Allora dovremo fare in modo che il processo si svolga al più presto, prima della scadenza dei mandati. Cioè, dobbiamo strappare al governatore la concessione di una sessione straordinaria della Corte di Stato. E sarà possibile ottenerlo? Col vostro aiuto, credo di sì. Atterbury non è un vostro amico? E non è anche un vecchio amico del governatore?
se si trattasse solo di una disgrazia. Allora la disgrazia sarà anche nostra. Dovremo rinunciare al nostro programma. Ma credetemi pure, Hyde, non si tratta di una disgrazia. Ma sei tu che fai sempre, stai zitta, no? Non stai più un attimo. Ma perché vorresti dire che è con la colpa è mia, no? Sì, sono stata tua. Che c'è, Sondra? Oh, niente, aspettavo Clyde. Lo aspettiamo anche noi. Ah, benissimo. Torna in giardino, Sondra. Ma perché, scusate? Ti dispiace se lo aspettiamo da soli? No, ma... non me lo spaventate, però. Vai in giardino, Sondra. Va bene. Clyde. Buongiorno. Chiedo scusa per il ritardo. Mi sono addormentato a fatica. Forse il cambiamento d'aria. Un caffè? Grazie. Ci penso io, Arthur. Sedetevi, Clyde. Vi ruberemo pochi minuti. Clyde, a nostro modo, noi siamo dei genitori moderni, insomma, non spregiudicati, ma senza pregiudizi e senza ipocrisia. Vi abbiamo invitato qui soprattutto per conoscervi. Non ve ne abbiate a male, ma sappiamo ben poco di voi. Sì, che vostro zio vi stima molto. Capite perché vi parliamo così, vero? Sondra è la nostra unica figlia. E noi abbiamo il dovere di intervenire prima che sia troppo tardi. Il fatto stesso che noi siamo qui a parlarvi dimostra che non vi siamo nemici e che siamo ormai convinti che Sondra sia veramente innamorata di voi. Ma si fa così presto a sbagliare alla sua età? E noi non ce lo perdoneremo mai di averle permesso di sbagliare. Noi vogliamo che sia felice. È l'unica cosa che ci preme al mondo. Parlate, Clyde. Io farò solo quello che vorrete. Rinunceresti a Sondra? Se voi me lo chiedeste. Sì. Ma prima... prima? Ti prego. Signor Finchley, io non ho mezzi. Non ho una laurea. La mia famiglia è modestissima. È veramente povero. Non ho che l'appoggio di mio zio e il mio fermo proposito di meritarlo sempre meglio. Io amo Sondra. Di più. Non potrei amarla. Ma non le chiederò mai nulla fino al giorno in cui non sarò in grado di farlo senza vergognarmene. Datemi il tempo di provarvi che queste non sono parole. Un anno, due anni al massimo. E se quel giorno non verrà, ve l'ho già detto, avrò anche la forza di rinunciare a Sondra. Mi aspettavo questo, ragazzo mio. E penso che tuo zio Samuel non si sia sbagliato sul tuo conto. Non intendiamo con questo dare il nostro consenso a un eventuale matrimonio. E nemmeno ad un vero e proprio fidanzamento.
Ma vi permettiamo d'ora in poi di frequentare Sondra e la nostra casa. E se un giorno lontano, vicino che sia, ci avrete convinti di essere l'uomo che farà la felicità di Sondra... Quel giorno non troverete altri ostacoli da parte nostra. Noi non siamo degli snob e a differenza di tanti genitori americani ricchi non abbiamo mai sognato come genero un nobile europeo spiantato e intraprendente. Anch'io, Clyde, alla tua età... Non avete ancora finito di torturarlo, il mio Clyde? Basta con i discorsi seri adesso. Ci stanno aspettando. Stavamo pensando una cosa. Sì. Come stanno bene insieme. Guarda che non è un fiammifero. Eh? Ah! No. Incredibile, durante una gita in barca, guarda. Ah, sul lago Bitter. Ma è quello che si costeggia per arrivare qui. Già, e c'è la fotografia. Allora, andiamo? Dove? Che cos'è, un crollo in borsa? Per interessarti tanto. Tieni, così ti passerà la voglia di fare lo spiritoso. Ma che è successo? Leggi forte, Stuart. La tragica scomparsa di una coppia di giovani durante una gita in barca sul lago Bitter. Poveretti. E noi che c'entriamo? Clyde, che cos'è? Non so, un cappuccino. Siediti qui, tesoro, vado a prenderti qualche cosa da bere. Solo lei? Sì, solo lei. Sentite, almeno per oggi io non ho voglia di fare gite sul lago. Oh, è vero, io. Sì, Gilbert ha ragione. Ma perché dobbiamo sciuparci tutto il programma della giornata? Ma giusto, ma perché dobbiamo rovinare? Per me fate quello che vi pare, io non vengo. Ma come? Starei tutto il giorno a guardare l'acqua del lago aspettandomi di vedere riaffiorare la faccia di quella povera ragazza ripescata ieri. Hai ragione. Ma è successo al lago Bittern e qui siamo sul lago Crass. Il solito genio, non l'avevamo mica capito. Che ne dite invece di un bel torneo di tennis a coppie? Sì, eh? Sì, sì, no. Metto in palio un porta sigarette d'argento. Oh, è così, è così, dobbiamo cambiarci da capo a piedi. Noi non andiamo. Me l'ero proprio sognato, una bella nuotata. E voi non venite? Clyde non si sente troppo bene. Ha avuto un capogiro. Vi raggiungeremo dopo. Andiamocene via. Insieme. Subito. Ma Clyde, non hai capito? Anche se non ci hanno dato un consenso ufficiale, è come se ci considerassero già fidanzati. E papà ha una grande simpatia per te, non te ne sei accorto? Fuggire insieme, creare uno scandalo, farci nemici i miei genitori, i tuoi parenti, tutto il nostro mondo, proprio adesso che le cose cominciano ad andare come volevamo. Ma Clyde, tesoro, io non ti capisco. Perché? Presto saremo così felici. Vieni adesso, raggiungiamo gli altri. Sai cosa stavo pensando? Che sei stato molto bravo a trovare una scusa per rimanere un po' solo con la tua Sondra.
come si prevedeva, tutte le altre ricerche sono risultate infruttuose. Non c'è più niente da ripescare in quel dannato lago. Avete ragione, Slack. Ormai l'ipotesi di una disgrazia è da scartare definitivamente. È meglio esserne sicuri. Pensate che figura ci faremmo se fosse il contrario. Tutta la contea riderebbe alle nostre spalle. Ci tenete proprio tanto a fare l'avvocato del diavolo? Non direi proprio del diavolo in questo caso. Se si trattasse veramente di una disgrazia... Eccoci qua. Oh, colonnello. Salve, procuratore. Prego, Ferenc. No, fate comodo. Salve, fate comodo. Grazie. Novità? Una scobbata. Ma ne valeva la pena. E l'ipotesi del delitto è confermata? Non solo. Ma sappiamo anche chi è lui, perché ha ucciso e come metterlo con le spalle al muro. Magnifico, Fere. Ditemi tutto. Procediamo con ordine. Ci siamo recati a Bills, all'indirizzo di quella lettera. E abbiamo parlato con Tito Alden. È un bravo uomo, vedovo, di mestiere falegname, che tira avanti alla meglio per sé e per i due ragazzi piccoli. Ci ha detto che Roberta lavora, o meglio lavorava, a Licurgo, presso la Griffiths and Company, e che abitava, sola in una camera mobiliata, presso la signora Gilpin, al numero 49 di Jackson Street. Per il momento, comunicandogli la morte della figlia, abbiamo parlato di disgrazia, non di delitto. È rimasto sconvolto, naturalmente, poveraccio, ma senza crisi, come schiacciato dal rancore e dall'amarezza. È uno di quei tipi rassegnati in partenza ai colpi mancini della sorte. Ha scosso il capo e ha detto... Button. Da un paio di mesi Roberta scriveva meno. Sembrava che nascondesse qualche cosa. Tanto che se avessi avuto il tempo e anche i soldi, sarei andato a Licurgo a trovarla. Ma ormai le mancavano poche settimane alle ferie. Sarebbe venuta qui. A questo punto ha alzato il capo all'improvviso e ci ha fatto una strana domanda. Siete sicuri che non si sia uccisa? Questa sensazione del padre non corrisponde affatto al tono della lettera non spedita dalla figlia. Corrisponde invece perfettamente. Se supponiamo che la ragazza, dopo aver disperato della soluzione matrimoniale della sua crisi sentimentale, è riuscita a strappare all'uomo che amava la promessa di sposarla, o addirittura imporgli un sollecito matrimonio. E per imporglielo il motivo c'era e come, basta pensare al risultato dell'autopsia. Quella ragazza aspettava un bambino di 5 mesi. Comincio proprio a odiarlo, quel mascalzone. Eppure non ha l'aria di un mascalzone. E tanto meno di un criminale. Eccolo qui. Clyde Griffiths. Il figlio di Samuel Griffiths. No, non il figlio. Un nipote. Ma qui si accenna un suo eventuale fidanzamento con Sondra Finchley. Appunto. Roberta Alden avrebbe potuto rappresentare l'ostacolo da eliminare ad ogni costo. Caro colonnello, voi li conoscete, i giovanotti del vostro mondo. La fidanzata alla luce del sole e l'amichetta nell'ombra. E perché proprio lui, Clyde Griffiths? Semplicissimo. Tornando da Bills, abbiamo fatto visita alla signora Gilpin e alla camera dove abitava la ragazza. Abbiamo trovato questi giornali. Vedete? Negli stelloncini della cronaca mondana, il nome di Clyde Griffiths è sottolineato dappertutto. E inoltre questi bigliettini, firmati tutti C. La signora Gilpin ci ha detto poi delle cose interessanti, fra l'altro che si era accorta di certi colloqui segreti fra la ragazza e il suo fidanzato, tanto che lei l'aveva minacciata di sfratto se entro 3 mesi non si fosse davvero sposata. E la signora Gilpin sapeva che il fidanzato della ragazza era Clyde Griffiths? Questo no, almeno lei afferma così. Ma allora? Avete ancora dei dubbi? Si fa presto a farli sparire. E ci ho anche pensato. Basta perquisire l'abitazione di Clyde Griffiths
e troveremo certo qualche traccia della sua relazione con Roberta Alten. Ma per questo mi occorreva la vostra autorizzazione, colonnello Hyde. I Griffiths... Giusto, avete agito benissimo. Certo che se tutto questo sarà comprovato a Licurgo, fra la gente che conta scoppierà una bomba. E lo scandalo in casa Griffiths... Non direi proprio in casa Griffiths. Si tratta di un nipote venuto da fuori, una specie di parente povero, anche se di molte speranze. Non sta nemmeno da loro. Abita in una modesta pensione in Warren Street, gestita da una certa signora Peyton. E sperava di sposare Sondra Finchley. Beh, al cuore non si comanda. Che altro sapete di lui? Nella Griffiths & Company è aiutante del capo del personale, un certo Wickham, che sta per andare in pensione. Barton si è informato con un pretesto. Sì, in fabbrica dicono che lo zio presidente lo ha messo a quel posto per farne il successore di Wickham. Prima era sorvegliante nel reparto impaccatrici. Dove lavorava Roberta Alten. Tutto corrisponde, dunque. Certo che se si tratta di lui è un criminale proprio da ridere. Un momento. Presumiamo che su quella barca insieme a Roberta Alden ci fosse Clyde Griffith. Ma se non lo ritroviamo? State tranquillo. L'abbiamo già ritrovato. Eh? È ospite nella villa dei Finchley, sul lago Grass. A poco più di 3 ore di cammino dal lago Bitter, attraverso la dorsale che separa i due laghi. Stasera potremo essere da quelle parti. La dorsale è attraversata da 3 strade. Esatto. Beh, sicuramente ha preso una di queste 3. Sì, io penso che abbia preso questa, che è la più vicina alla zona residenziale. E perché non questa, che è la più corta? Avrebbe avuto un tratto di strada piana da percorrere, l'avrebbe fatto prima. È un'osservazione giusta, Slack, ma avrebbe anche percorso una strada molto scoperta. Oh. Comunque, non dimentichiamo che non abbiamo per ora che delle prove indiziarie. Mentre affrontando il giovanotto per il giusto verso, quando meno se lo aspetta, possiamo ottenere una bella confessione che sistemerebbe tutto in 4 e 48. A proposito, nessun pastore o giudice di pace della zona attorno a Big Bitter non ha ricevuto una richiesta di matrimonio da una coppia in cui la sposa si chiamasse Roberta Alden. Grazie, sceriffo. Che ne direste di far chiacchierare un po' le compagne di lavoro della ragazza in fabbrica? È una buona idea. Ma voi, Barton, dovete accompagnarci al lago Grass. Incaricherò Steiger. Ci vuole un tipo come lui per ammorbidire le ragazze. Convincerebbe persino me, West. Noi intanto organizziamo la spedizione. Eh? Partiremo appena pronti. Sì. E se Clyde Griffith fosse arrivato a Villa Finchley prima dell'ora presunta del delitto? Avrebbe un alibi indiscutibile. E allora? Tutto può darsi. Comunque stasera stessa lo sapremo. Forse sarebbe il caso di informare subito il senatore Atterbury. Dirgli a che punto siamo. Guardiamocene bene per il momento. Non dimenticate che Atterbury è anche consigliere legale dei Finchley. Potrebbe telefonare, farsi scappare qualche parola. E i Finchley potrebbero assumere all'improvviso un atteggiamento tale con Clyde Griffiths da indurlo a sentirsi sospettato e magari a prendere il volo. No. Atterbury deve servirci per ottenere la sessione straordinaria della Corte di Stato, prima della scadenza dei mandati, e a nient'altro. Avete ragione. Ma i giornalisti che diciamo? Ce ne sono già 4 che aspettano nel mio ufficio. Niente per il momento. Che le ricerche proseguono. Tutt'al più far balenare l'ipotesi che la bomba potrebbe scoppiare prestissimo, anche entro 24 ore. Bene. Povera ragazza. Ma certo. Morire così, a poco più di 20 anni. Ma io parlavo di Sondra Finchley. È il primo, Mira? No,
È solo il secondo, signora Finchley. Io non capisco che gusto ci provino questi ragazzi a bere. Desiderio d'evasione, signora Cranston. No, questa è cattiva letteratura. Allora, hai poi deciso per lo yacht? Hm? Sondra ci tiene molto. Il papà, E gliene dai tutte vite. Io? Mm. È sua madre. Ah, perché tu no? Genitore. Rifornimenti. Oh, grazie. Allora, un fuori. Sì, come va? Anche stasera a cena non hai mangiato quasi niente. Passerà, Sondra. Passerà. Ti chiedo solo di avere un po' di pazienza. Certo che passerà. Dubiterei del tuo amore se ti vedessi ancora così per parecchio tempo. Ma tu non sei sincero con me, Clyde. Io? Sì, tu. Lasciamolo credere agli altri che ti senti poco bene. Tu devi dirmi qualcosa e temi che io... No, non ti nascondo nulla. Te lo giuro. Non c'è niente che possa impedirci di essere felici. Niente. Niente. E allora ripetimi chi mi è. Non dovrai mai stancarti di dirmelo, neppure quando avremo la dentiera e i capelli bianchi. No, hai visto come è andata il film? No, perché devi... Senti, due mani sotto e surcontrate. Caro Freddy, non ti è servito a niente studiare il tuo manuale. Signor Griffiths? Che c'è, Arthur? Vi desiderano al telefono. E chi? Non hanno voluto dirmelo. Mi hanno solo pregato di riferirvi che è urgente. Va bene. Stuart, prendi il mio posto. No, no, ti aspettiamo. Ah, grazie. Fai presto, eh? Se non giochi con Gilbert, non giochi. Questo non ho capito. Sai che facciamo domattina? Prendiamo la nuova Spider che mi ha regalato papà e ce ne andiamo in giro per almeno un'ora noi due soli. Quanti baci si possono dare in un'ora? No, Gilbert, un attimo, Arthur si è sbagliato. Non ero io il Griffiths che volevano al telefono. Vogliono me. Sta tranquilla, Sondra. È una voce di uomo. Allora, Gilbert. Beh, non vai a rispondere. Gilbert, tesoro. Non vengo, cara. Aspettiamo te, per... Oh, finalmente. Eccomi qui. Ma che è? Da quando è arrivato? Hai ragione. Sembra un altro. Pronto.